Una regina che sacrifica la propria vita per il futuro del regno. Maria Cristina di Savoia, pur sapendo che sarebbe morta dando alla luce il figlio Francesco II, decise comunque di metterlo alla luce. Lui infatti sarebbe stato l'ultimo re di Napoli, dei Borbone. L'affetto per Napoli di Maria Cristina era immenso per una terra che non le apparteneva. Infatti i napoletani le attribuirono anche un curioso festeggiativo, quello di Reginella. L'ammirazione per i napoletani per la loro regina continuò anche dopo la sua morte, infatti fino a proclamarla beata, oggi si trova presso la Basilica di Santa Chiara.